telespettatori, benvenuti a questa edizione del telegiornale che apriamo con la cronaca. Nuovo attentato incendiario la scorsa notte a Siracusa, in fiamme la porta d'ingresso di una macelleria di via Alessandro Specchi. I particolari nel servizio. Macelleria a fuoco in via Alessandro Specchi. Pochi dubbi sull'origine dolosa del rogo che nella notte ha danneggiato l'ingresso del centro carni Siracusa. Indaga la mobile subito sul posto nel momento in cui, dopo la mezzanotte, è scattato l'allarme. Le operazioni di spegnimento sono state affidate ai vigili del fuoco del comando provinciale di via von Platen. Un altro incendio a un esercizio commerciale. Qualunque sia la matrice e la dinamica di questo atto, ha detto Fabio Granata, mi sembra evidente che la maggiore urgenza in città in questo momento sia la necessità di rompere l'omertà sulle nuove mafie cittadine. Quello della notte scorsa, tra l'altro, ha proseguito Granata, è l'ultimo episodio di una lunga serie. Il prefetto valuti l'eventualità di riunire il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ieri sera, alla presenza di numerosi cittadini, è stato inaugurato nella centralissima piazza Diaz a Carlentini il comitato elettorale del candidato sindaco Giuseppe Stefio. Grazie per essere venuti stasera all'apertura del comitato elettorale. Stasera avevo invitato tutti coloro i quali, insieme a me e insieme a tutti noi, condivideranno la campagna elettorale che ormai è già, diciamo, avviata. Ci sono qua tutti i candidati delle 5 liste che mi sosterranno in questa avventura che mi auguro terminerà il 10 giugno. E quindi ringrazio soprattutto coloro i quali, con le proprie facce e quindi con il proprio impegno, stanno sostenendo in prima persona la mia candidatura a sindaco della città che tutti noi amiamo, la nostra Carlentini. Girando tra la gente, nelle associazioni, nei vari gruppi, devo essere sincero, c'è un'atmosfera molto positiva. Sento la forza di tutti gli amici e di tutte le persone che mi stanno e ci stanno dimostrando la loro solidarietà e la condivisione al nostro progetto. Giuseppe Stefio, nel suo programma elettorale, parla anche di incentivi per le imprese locali che faranno nuove assunzioni. Un'altra cosa, alle nostre imprese, ci sono giovani qua, imprenditori che ho visto e che in questi giorni ho incontrato, tra l'altro. Noi faremo in modo di dare un contributo a tutte le aziende di Carlentini, quindi che hanno sede legale a Carlentini e che assumeranno personale di Carlentini. Noi siamo nelle condizioni di prometterlo e di farlo, perché vi dirò di più, so anche come fare a finanziare questo. Sarà la generosità della nostra stessa comunità a finanziare questo tipo di attività. Noi chiederemo a tutti i carlentinesi di devolvere il 5 per 1000 che annualmente devolviamo nella dichiarazione dei redditi in favore di questa iniziativa. Noi faremo in modo che il comune avrà una voce di bilancio specifica, quindi un'entrata con una spesa obbligata, quindi obbligatoria e quindi predeterminata, da spendere in favore di quelle aziende carlentinesi che assumeranno personale disoccupato di Carlentini. In quel modo finanzieremo l'aiuto alle imprese, che poi l'aiuto alle imprese nostre e anche l'aiuto ai nostri giovani, affinché i nostri giovani non si allontanino per avere uno sbocco di lavoro. Cambiamo argomento, la Polizia Stradale di Siracusa ha ricevuto dall'ANAS un nuovo autovelox. Sarà utilizzato prevalentemente lungo l'autostrada Catania-Siracusa. Il servizio di Claudia De Luca. ANAS comunica che questa mattina è stato consegnato alla Polizia Stradale di Siracusa un nuovo apparecchio autovelox per il controllo della velocità istantanea dei veicoli. La nuova unità del tipo a barriere laser verrà utilizzata prevalentemente lungo la strada Catania-Siracusa e la strada statale 114 orientale Sicula a carreggiate separate, nonché sulle altre strade statali a maggiore indice di sinistrosità, così come definite e individuate in seno all'osservatorio permanente istituto presso la prefettura di Siracusa.
La velocità, ha affermato il comandante della Polizia Stradale di Siracusa, Antonio Capodicasa, è tra le prime cause di sinistri stradali ed è per tale motivo che, nel pieno rispetto della normativa vigente, verranno pianificati periodici servizi volti ad accertare e sanzionare gli eccessi di velocità commessi dagli automobilisti in transito. Questa nuova unità autovelox che forniamo in dotazione alla Polizia Stradale di Siracusa, ha dichiarato il coordinatore territoriale ANAS Sicilia, Valerio Mele, non vuole avere una finalità repressiva, ma al contrario intendiamo sensibilizzare gli utenti della strada al rispetto delle norme. Si terrà giovedì a Siracusa un convegno informativo sulla privacy, che entreranno in vigore il 25 maggio prossimo. Giovedì 17 maggio alle ore 9.30 nella sala Ugo Gianformaggio di Confindustria Siracusa si terrà un convegno sul nuovo regolamento sulla privacy, che esplicherà i suoi effetti dal 25 maggio e comporterà per le imprese un incremento di controlli, protocolli e procedure per assicurare la corretta protezione dei dati interni ed esterni. La nuova disciplina richiede una modifica radicale nell'approccio ai trattamenti, imponendo misure dal forte impatto organizzativo all'interno delle imprese. Un impianto normativo che mira a non far perdere il controllo sui propri dati personali agli interessati e a garantirne la sicurezza dal momento dell'avvio delle operazioni di trattamento fino alla loro conclusione. In chiusura lo sport con il calcio dilettantistico, la stagione è appena terminata e le squadre siracusane già pensano al futuro. Avviate alla pausa estiva le squadre siracusane dei campionati dilettantistici, l'analisi su quanto risultato nella corrente stagione e dai contorni grigi, scuro per il Palazzolo di Serie D, retrocesso in eccellenza e per l'Avola retrocesso dall'eccellenza in promozione. Senza lodi né discussioni Rosolini che conserva la propria struttura nella categoria d'eccellenza. In promozione, buono nel complesso il comportamento delle siracusane. Sporting Priolo e Floridia, che potevano essere promosse, sono mancati proprio nella fase finale per un non nulla. Real Siracusa ed Erg da sufficienza, mentre tra le augustane, meglio lo Sporting Augusta del presidente Casertano, il Megara Augusta invece è riuscito nell'intento di salvarsi all'ultima spiaggia, al photo finish. In prima categoria, girone G, compagini dai due volti, bene il Portopalo, il Noto, il Canicattini, un po' meno il Ferla, con il Santa Lucia salvo in extremis. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, un cordiale saluto da Beppe Iannia, appuntamento alle prossime edizioni.